Questa sera è l'inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione e audio qui nella parrocchia di Cuceglio. Sì, questa sera festeggiamo anche questi lavori qua. In realtà questo è il secondo passo di una serie di lavori che abbiamo in animo di fare. Tra il 2010 e il 2011 abbiamo messo in sicurezza il tetto della chiesa, quindi rifacendo la copertura, e adesso sembrava giusto fare questo lavoro qua, quindi mettere a norma anche l'impianto elettrico. Con l'occasione, visto che i lavori erano paralleli, abbiamo anche approfittato per risistemare l'impianto audio. E questa sera diciamo che facciamo una inaugurazione ufficiale a tutti gli effetti. Speriamo che anche da parte della popolazione ci sia lo stesso piacere che abbiamo avuto noi quando abbiamo visto tutta la chiesa illuminata con questo sistema qua decisamente nuovo. Il progetto però è ben più ampio, non termina qui? No, il progetto è ben più ampio, diciamo che rasenta anche la follia, in quanto l'idea sarebbe quella proprio, come si dice, è brutto come espressione, ma di rivoltare la chiesa come un calzino, in quanto la parte più antica, quindi quella navata unica, è del 1600, quindi sono 400 anni di murature originali e cominciano a soffrire, si denota chiaramente questa sofferenza. Quindi l'idea sarebbe: pagate queste spese qua con il concorso della popolazione, perché le cose si fanno se siamo tutti assieme, si fa squadra come si dice tutt'oggi, di passare dalle fondamenta, quindi rifare il pavimento, le murature, le pitture, tutto quello, in modo da consegnare ai posteri una chiesa restaurata come si deve. Per chi volesse contribuire a quest'opera? Per chi vuole contribuire può rivolgersi qua in loco, noi ben volentieri accettiamo le offerte, rilasciamo ricevuta e poi tutto viene pubblicato, c'è anche lì un resoconto, quindi qualsiasi euro noi raccogliamo, c'è pubblicazione di quello che viene fatto, nulla va sprecato e tutto è documentato.